Marazziti. Allora, tutti hanno votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 77, contrari 227, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno 10. Gebhard, il parere è favorevole. Vado avanti. 11, Marzano, c'è una riformulazione. Accetta la riformulazione? Sì, va bene, andiamo avanti. Abbiamo il 12 di Gioia, c'è una riformulazione, va bene, deputato di Gioia? Non c'è, mi pare. Mi date un cenno? Mangello, sì, deputata Mangello. Sì, io sono la seconda firmataria di quest'ordine del giorno. Chiederei al viceministro Olivero se fosse possibile anche cambiare la sua posizione in merito all'ordine del giorno, in cui non abbiamo fatto altro che chiarire quali sono le funzioni e competenze della Zecca dello Stato e chi sono, ovviamente, e di chi sono le competenze per quel che riguarda l'affidamento a tipografie autorizzate, chiarendo un emendamento che è stato fin qui approvato. Io chiedo al Vice Ministro Olivero di modificare la sua posizione. Grazie. Sì, Vice Ministro. Accolgo l'invito dell'onorevole, quindi favorevole senza riformulazione. D'accordo, va bene. Parere favorevole, vado avanti. 13, Iannuzzi, parere è favorevole. E poi 14, Taricco, il parere è favorevole. Bene, allora adesso passiamo al voto finale e quindi ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Lello Di Gioia. Però non è rientrato nel frattempo, quindi andiamo avanti. Do la parola al deputato Oreste Pastorelli.